Palazzo Madama è l'evoluzione di 2000 anni di storia. A partire dal primo secolo d.C., qui sorge la Porta Decumana. Si tratta di uno dei quattro varchi fortificati aperti lungo le mura di Augusta Taurinorum. La porta d'accesso continua a svolgere un ruolo di presidio militare fin dall'inizio del 1300. Nel 1300, con Filippo di Savoia, primo principe d'Acaia, la porta si trasforma in un vero castello. Gli Acaia ne fanno una delle loro residenze preferite, ponendo le basi per i successivi sviluppi architettonici. Nello spessore delle mura, verso il 1208, viene aperta una nuova porta, difesa da una torre e preceduta da una struttura fortificata. Nel 1400 avviene la costruzione di una nuova ala sul lato orientale del castello. Il principe Ludovico d'Acaia chiede che le due nuove torri abbiano le stesse caratteristiche tecniche e simboliche di quelle dell'antica porta romana. Tra il 500 e il 600, una manica di collegamento unisce Palazzo Madama al Palazzo Ducale, oggi reale. Nel 1720, Filippo Juvarra appoggia al vecchio castello una nuova facciata monumentale, una scala aulica per il collegamento dei piani e per l'accoglienza degli ospiti di prestigio. Osservatorio astronomico, costruito nel 1822 sopra la torre romana di nord-ovest. Un avancorpo addossato alla torre di sud-est viene costruito nel 1722 per un matrimonio ducale. La struttura sarà poi demolita tra il 1883 e il 1885, nell'ambito di un intervento di recupero dell'aspetto medievale dell'edificio. Nel 1886 viene installato un telescopio sormontato da una cupola girevole. Nel 1920 l'osservatorio astronomico è demolito e sono ripristinate le coperture delle torri romane. Dal 1934 il palazzo ospita le collezioni del Museo Civico d'Arte Antica, un luogo in cui è possibile scoprire la storia della città e l'arte creata tra Medioevo e Barocco.